Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo la nostra avventura su Final Fantasy IV, dove nella scorsa puntata non ve l'ho fatto vedere, ma nel castello di Damshan praticamente esiste una sorta di sala del tesoro, che come potete vedere adesso dalla clip che sto facendo praticamente scorrere, che ci permette di vedere tutti gli oggetti che abbiamo potuto prendere all'interno di questi forzieri. Io ovviamente li ho già presi, però vi sto facendo vedere appunto come arrivare a questi oggetti, proprio perché non ve l'ho fatto vedere nella scorsa puntata. È una cosa che ho fatto successivamente, quindi era giusto farvela vedere per far sì che anche chi volesse utilizzare questo video come una guida potesse effettivamente esplorare il tutto. Qui poi vi faccio vedere che negli angoli, dove praticamente adesso sto girando tondo, era possibile ottenere Elisir. Qui dove sto girando adesso era possibile ottenere le frecce sacre, e qui dove sto girando adesso era possibile ottenere le frecce di ferro. Quindi penso che questa sia un'ottima introduzione per dirvi effettivamente quello che avevamo perso all'interno del castello di Damshan, perché abbiamo seguito praticamente la trama, però ci tenevo a farvi vedere anche che esistono dei luoghi segreti e dei tesori che non vi avevo fatto vedere prima. Per cui questo era tutto, adesso ritorniamo all'episodio principale e ci vediamo come sempre. Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo la nostra avventura su Final Fantasy IV. Molto probabilmente vi ho fatto vedere una clip a inizio di questo video, quindi ci siamo salutati due volte oggi, ma va bene così. Allora, entriamo innanzitutto nella città un attimo di Kaipo, perché se non ricordo male, nel luogo dove ha combattuto Edward, dovremmo ricevere forse, non ricordo se era disponibile. Dovrebbe esserci, se non sbaglio, l'oggetto della sublimazione. C'è un altro oggetto sublimazione praticamente. Allora, Rosa era messa qui a letto, ed Edward praticamente ha combattuto, se non sbaglio, qui davanti il ponte. Quindi, se qua non c'è niente, vuol dire che possibilmente non c'era nulla. No, forse qua in questa versione non c'è. Beh, sì, probabile che in questa versione non c'è, anche perché doveva essere qua, penso, in questa sezione. Va bene, niente, come non detto, che era una cosa mia personale che volevo controllare, però. Amen. Nel frattempo c'è il Chocobo che ancora non ci dà nulla, ma questo più avanti sicuramente riusciremo a sbloccarlo. Però va bene, usciamo. E adesso con l'Overcraft dobbiamo dirigerci verso nord, perché dobbiamo raggiungere il monte, quello ghiacciato, che adesso bisognerà vedere effettivamente dove si trovava. Doveva essere a nord, se non erro. A nord proprio. Però aspetta, a nord. E a nord, tipo nord verso questa zona. Forse. Eccolo, questo qua era. Sì. Eccolo qua. Il monte Hoenn. Ah, il monte Hobbs. Sì. Non ci stavo pensando più. Allora, qua cominciamo già ad esplorare, così poi prendiamo le ricompense. Qui nel frattempo c'è il blocco di ghiaccio. Bene, Rosa fa i buchi per terra perché le ho equipaggiato appunto le frecce sacre, quindi fa letteralmente i buchi per terra. Dato che qua si sono tutte creature prevalentemente come zombie, scheletri, eccetera, eccetera. Qui adesso Rivia dovrebbe apprendere appunto la magia fuoco.
E fuoco ci sarà molto molto utile perché contro i mostri di questa sezione il fuoco è davvero debilitante, come si suol dire in questo gioco, anche se in realtà la parola giusta è probabilmente super efficace. Va bene, non c'è bisogno di curare nessuno per ora. E possiamo cominciare finalmente la nostra esplorazione della mappa. Quindi cominciamo a esplorare tutti gli anfratti e combattere ove necessario. Ci sono crepati tutti. Giustamente dovranno aumentare un pochino di livello tutti, però. Tre gran pozioni, già almeno è qualcosa. Frecce sacre anche qui, però un attimo volevo andare dall'altro lato. Ecco, infatti mi ricordavo che qui ci fosse una sezione di salvataggio, tra virgolette, dove posso utilizzare la tenda, eccetera, eccetera. Allora, se resistiamo, io ne approfitto qua per utilizzare una tenda. Bene, così almeno. A questo punto salviamo nello slot 2. E continuiamo la nostra avventura. Anche perché, se non sbaglio, a breve dovrebbe essere. Allora, utilizziamo coda di Fenice. Qua vengono accoppati come se non ci fosse un domani, che giustamente sono deboli. Io cerco di fargli fare esperienza, ma se mi accoppano sempre gli stessi, è finita. Cioè, non ci riesco. Ecco, da qua possiamo continuare. Non ci sono forzieri, non ci sono robe. Esatto, dovrebbe esserci il boss. Eccola. Oh, e già si intravede anche. Si vede qualcuno che conosciamo bene. Belle le animazioni, finalmente in 3D. Qua ci fanno utilizzare il nostro Yang per la prima volta. Con le sue meccaniche. In base agli accumuli, come potete vedere, la potenza d'attacco aumenta. E con la sopportazione, invece, se non sbaglio, dovrebbe essere. No, non era il contrattacco? Boh, ricordo male. E poi con calcio la sua abilità speciale attacca tutti, che è molto comodo.
Madonna mia. Siamo riusciti a sopravvivere grazie appunto alla sopportazione. Ma gli ho tolto pochissimo. Quello crepa. Vabbè. Oh, finalmente. Rosa sale di livello, fortunatamente però. Fabul è a est, oltre le montagne, quindi possiamo andare con Yang, adesso in squadra, che sicuramente ci darà una grandissima mano. Di salvare qua non posso salvare, però devo utilizzare per forza le code di Fenice. Per dare un po' di vita a tutti. Poi man mano mi curerò dopo bene, però giusto per proseguire, direi che è il minimo. Allora, un secondo un attimo, perché devo metterli così praticamente. Perché invertifile. No, per il momento va bene così. Poi dopo invece li dispongo a tre, inverto le file e faccio così. Però per adesso. Per adesso va bene così. Due avanti e tre in difesa. Perché giustamente gli altri sono tutti più difesa che attacco. Aspetta, non mi ha dato il 100%. Perché non mi ha dato il 100%? Ma perché? Perché 99%? Cos'è che manca? Cioè quel pezzettino mi valeva il 100%, vi rendete conto? Ah,
Allora, utilizziamo una tenda. Io posso capire che il gioco è messo in modalità difficile e che quindi mi debba dare problemi, però così non è dare problemi, così è stressare, è diverso. A questo punto salviamo. Qui nel terzo file. E andiamo verso la cittadina del nostro piccolo Yang, che dovrebbe essere, vedi, almeno abbiamo recuperato. Eccoci qua, castello di Fabul. Cominciamo a esplorare un pochettino la zona, perché non ricordo qua cosa si poteva prendere e cosa non si poteva prendere. Ah, qui c'è la locanda e il negozio oggetti, ma qua c'è una nostra conoscenza. Altro che Relaxway. Doc è il documentarista. Quindi l'ha lasciato a uno dei Chocobo. Vabbè, ci può stare. Allora, negozio oggetti. Sì, facciamo un po' di scorta. Facciamo così, ecco, code di finisce. Aumentiamo un po' il carico perché ci serviranno. Poi tutto il resto alla fine va bene. Ah, l'erba ghisal, ecco, l'erba ghisal per il Chocobo ci può fare comodo. Perché vuol dire che a breve potremmo prendere i Chocobo, che sarà una grandissima cosa. Ci sarà veramente di grande aiuto. Oh, qui c'è il negozio di armi e armeria e non. Artigli fuoco, artigli gelo, artigli tuono. Certo, questi sono elementali, quindi non lo so effettivamente fino a quando mi possano convenire. Qua tutto maligno. Potrei prendere effettivamente. Vediamo cosa possiamo vendere. Vittima di una maledizione. Tutto troppo poco si vende. Va bene, non è inutile prendere tutto troppo maligno. Alla fine, ripeto, saranno equipaggiamenti che andremo a perdere, per cui va bene così. Qui dovremmo uscire fuori. Esatto, e qui c'erano i forzieri. Scheggia di Pyros. Vento antartico. Pozione. Non male. Questo non è uno switch. Sa com'è. Uno ci prova. Maga bianca. Ah, questa è mia moglie. Bene.
Andiamo a vedere dall'altro lato pure. Facciamo una bella esplorazione completa. Qui non c'è nulla. Ah, lì c'è la ragazza che balla. Che poi aspetta, forse questo qua non era una ragazza in realtà. Mi ricordavo una cosa del genere. Il trollino. Sì, perché lì, giustamente, essendo tutti monaci ed essendo comunque tutti, no, legati allo spirito, queste cose, non hanno i piaceri. Ecco. Sì, questo troll me lo ricordavo a dire la verità. Oh, e qui c'è un forziere. Che rubo con immenso piacere. Bene, e adesso possiamo ritornare dove eravamo prima. Quindi usciamo e rifacciamo il giro. Aspettate, però qua non c'era nulla, vero? Nel senso, non c'erano altri ingressi. Mi ricordo di no. Non vorrei dire. Non vorrei dire una cagata. Ma qua non c'erano altri ingressi. No, no, non c'erano altre cose. Ci siamo. I danni adesso si fanno interessanti. Allora, aspettiamo un attimo. Ecco. Boom! Cecil sale di livello, bene.
ora non sanno che cosa fare. Quando elimini il capitano succede questo. Figata. E rimangono praticamente immobili. Cioè, immobili per un po'. Vedete che sono tipo diventati scuri. Adesso invece cominceranno ad attaccare lo stesso. Edward e Young salgono di livello. Fortuna che Young è OP in questa fazione, in questa sezione di gioco. Vai Young, facci vedere quanto sei OP. Ecco, soldati confusi. Ah, uno eliminato. E l'altro pure. Ottimo. Eh già. Sono qui per questo, ma il mio nemico sei tu. Aia. Sarà un duello. Aia. È tutto automatizzato, eh? Io non sto facendo niente. Non ricordo se qua effettivamente io dovevo creparci, oppure no? Io per sì e per no mi curo. Lui però con sto fatto che salta è infamissimo. Ok. Even you now? Let me ease your suffering. You'll do nothing. Rosa.
not turn traitor. Don't look at me. Kane, why do you now hesitate? Gulbez! Ah, come l'hanno fatto bruttino Gulbez. Non mi piace tantissimo. You're him, the usurper. So, you are Cecil. Allow me to give you something. A gift to remember our meeting. Cecil! Let me through! I did not come to treat with words. Cain, enough of this foolishness. Bring me the crystal. My lord. Don't do it, Cain! Rosa, let it be. Oh, you care for this one, do you? Then let me take her along as well. To hold in trust until we are graced with a chance to meet again. Come, Cain. Seem your life is spared for now. Cain, wait! A questo punto la situazione è ben diversa. Rosa è stata rapita dal nostro amichetto Gulbez e Cain si è dimostrato essere un infame traditore. Allora, qui adesso c'è la stanza segreta che, se non sbaglio, poteva essere raggiunta esatto da qui. Filo di ragno, scudo maligno ed etere. Quindi equipaggiamo lo scudo maligno e un attimo andiamo su gruppo. Ecco, Young e Cecil in prima linea e gli altri invece dietro. Ecco, queste sono cose che sono rimaste invariate nella versione originale. I passaggi segreti messi così, diciamo, a muro. Ora, se non sbaglio, dovevo andare nella stanza dove appunto c'era la moglie di Young. Non ricordo effettivamente dove dovessi andare, ma penso di sì. Penso di sì, quindi non devo andare di qua, ma bensì da qui e poi uscire di qua e andare di qua. Almeno io ricordo così, poi non so effettivamente se dovevo andare alla locanda o da qualche altra parte. Infatti. Con la mia padella. Ah no, ma non dovevo andare qua. Allora dove dovevamo andare? Vediamo se qualcuno mi dà. No,
Nessuno che mi dice niente. Niente. Allora proviamo ad uscire. Vediamo se magari cambia qualcosa. Non le ricordo tante. Tanti trigger per andare avanti non li ricordo, a dire la verità. È più di 10 anni che non gioco a Final Fantasy IV. Cioè, ricordo qualcosa, ma. Andrei a riposare. Ok, allora dobbiamo andare alla locanda. Sì. Devo andare alla locanda. Che si trovava da questo lato. Credo. Sì. Esatto. Abbiamo registrato un bel po', quindi infatti adesso, appena finisce questa parte, stacco. Bene, abbiamo ottenuto anche la nuova spada oscura. Eccola qui, la necrosis. Può causare morte istantanea. Ah, faccio. E a questo punto direi che possiamo scendere. E probabilmente adesso possiamo uscire fuori, forse, perché comunque si sono riposate, hanno fatto tutto, quindi possiamo effettivamente uscire fuori. Esatto, credo. Sì, adesso sì. Bene, a questo punto dovremmo prendere la barca che è ormeggiata praticamente lì in alto a destra. Per il momento non penso ci sia altro da fare. Salviamo la partita invece. Oddio no. Salviamo la partita nel file 1, che è già abbastanza antico con Tella. E successivamente io direi che per il momento è tutto. Quindi grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.